Ciao ragazze, benvenute e bentornate in questo nuovo video. Oggi finalmente decoriamo la casa per l'arrivo dell'autunno. Io sono felicissima perché questo è il primo anno che decoro proprio bene bene casa. Solitamente mettevo qualcosina quando vivevo nell'appartamento dove abitavo prima, ma quest'anno, dato che abbiamo la casa un po' più indipendente, ecco, possiamo fare un po' all'americana. E quindi io sono stra felicissima e non vedo l'ora di iniziare a decorare casa insieme a voi. Perciò non mi perdo in chiacchiere perché l'autunno veramente mi sta coinvolgendo tantissimo, è alle porte. Già penso alle bevande autunnali, le tisane, passeggiate, insomma, penso a un sacco di cose, le zucche, le torte, cannella. E tutta questa atmosfera, oh mio Dio, mi piace troppo. Va bene, ragazze, non ci perdiamo più in chiacchiere. Allora, puliamo e mettiamo le decorazioni autunnali, ma prima devo togliere quelle là della primavera. Ecco ragazze, allora ho messo un po' questa musica su YouTube per creare un po' di atmosfera di anche Halloween a questo punto. E niente, inizio con appunto sistemare un po', cambio i fiori, tolgo diciamo tutte le decorazioni primaverili ovviamente e metto quelle un po' più autunnali. Quindi comincio già a sistemare questo vaso con questi fiori molto arancioni che richiamano un sacco i colori dell'autunno, ovviamente. E poi tutte le cose invece che sto appunto togliendo le metto solitamente in una scatola, così poi le metto via. Allora, ad ogni finestra sto spruzzando uno spruzzino tipo questi qui, Raid per i ragni, queste cose qua, così non mi fanno le ragnatele. E così almeno sono tranquilla perché ogni tanto trovo qualche ragnatela ovviamente intorno alle finestre perché è normale, la casa adesso è abitata e quindi i ragni giustamente escono, ma io comunque degli insetti non ho paura, cioè ho imparato un po' a conviverci, ecco. Comunque ragazza, allora cambio tutte le decorazioni anche dell'alzatina, ho già tolto queste qua della primavera e adesso vado a sistemare quelle lì autunnali. Thank you.
da action per decorare appunto casa per l'autunno, avevo preso queste federe molto, molto carine da loro sempre, e poi quel bellissimo plaid. E, devo dire che ci sono state benissimo. Comunque vi lascio il video qui sopra per chi se lo fosse perso. E tutte le decorazioni che sto mettendo, appunto, la maggior parte sono state acquistate tutte da Action e poi alcune erano cosine che avevo io. Però diciamo che da Action veramente ho trovato tantissime cose per decorare casa e anche per prepararsi, ecco, alcune cosine, per esempio vedete l'alzatina che ho fatto con le foglie e tutto. E quelle lì le ho prese tutte da, sono tutte cose prese da Action. Anche questo vassoietto qua l'avevo comprato l'anno scorso da Action. E insomma, ragazze, quindi io sono proprio contenta perché sono riuscita veramente con poco a decorare tutta la sala sotto, e ho decorato solo sotto perché comunque l'autunno lo vivevo molto poco. Invece quest'anno ho deciso di fare. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Ho deciso con queste foglie acquistate da Action di creare una ghirlanda di foglie, appunto. Quindi prendo un po' di questo filo juta con la caldo e vado ad attaccare tutte queste foglie in maniera scomposta, tipo una foglia più scura, una più chiara e così via. E poi voglio mettere quella ghirlanda di zucche che vi avevo fatto vedere nell'altro video, quel filo luminoso con le zucche tutto intorno.
e quindi insomma per mettere appunto poi tutto sul per attaccarla nel bordo del camino, in poche parole. E quindi niente, procedo a incollare tutte le foglie. Da Action, tra l'altro, si può trovare anche tantissime cose per fare questi lavoretti, e hanno anche la colla a caldo, le pistole per la colla a caldo, un sacco di cose veramente. Io da loro ho preso veramente tantissime cose per la mia attività creativa. Se avete piacere, potete seguirmi sul mio Instagram come Passioni di Ela. Io faccio spedizioni in tutta Italia e ho anche un catalogo delle mie creazioni che, se mi mandate la mail a questo indirizzo mail, ve lo invierò con piacere. Con l'acquisto di alcune delle nostre creazioni riusciamo a comprare dei materiali creativi per fare altre creazioni da donare alle associazioni di cui facciamo parte. Una si occupa di cani e gatti e l'altra si occupa di anziani nelle RSA, bambini nei reparti ospedalieri e mamme sole. Mentre preparo la mia ghirlanda, volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti, darvi anche il benvenuto. Io sono felicissima, non mi aspettavo così tanti iscritti in poco tempo. Pensavo che ci avrei messo una vita a incontrare così tante persone, invece è stato molto breve. Sono contenta che parecchie di voi mi hanno scritto che gli piace insomma la vita di montagna, che alcuni si sono già trasferiti, altri stanno pensando di lasciare la loro vita di città per scegliere una vita un po' più tranquilla. E sono molto contenta che siamo così tanti a condividere lo stesso sogno. Ora vi lascio alla continuazione del video.
Ecco, vi ho fatto vedere come ho fissato la ghirlanda, veramente ho messo dello scotch classico per fissarla e poi ho intorcigliato questa catena di luci con le zucche che avevo preso da Action e devo dire che il risultato finale mi piace davvero tantissimo, fa tantissima atmosfera di autunno e sono proprio contenta di questo risultato finale. Vi ho lasciato un po' le immagini delle decorazioni che ho fatto per la mia casa. Spero che vi sia piaciuto tutto e che questo video vi abbia dato un po' di ispirazione per l'autunno. Noi ci siamo rilassati con l'atmosfera autunnale e questa bella cioccolata calda. Io vi ringrazio ragazze per essere state in mia compagnia, ci vediamo prestissimo in un nuovo video e vi aspetto come sempre qui sotto nei commenti. Un bacio a tutte, un abbraccio e a presto. Ciao!